Buongiorno, ben arrivati tutti, carissimi fratelli e sorelle, per celebrare insieme l'ottava di Pasqua e anche la Domenica della Divina Misericordia. Ci disponiamo per esprimere la nostra gratitudine al Signore per i doni pasquali che ci ha fatto, specialmente proprio per il perdono, la pace, la misericordia, in altre parole, mentre chiediamo di nuovo, ecco, che ci aiuti, che ci sostenga e che continui a donarci il suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore risorto infonde sui discepoli lo Spirito Santo, dono di pace e di riconciliazione col Padre. Riconosciamoci anche noi, peccatori, e invochiamo la misericordia del Signore. Signore, che sei l'Eterno Sacerdote della Nuova Alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei Santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace terra, agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
Dite grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è risorto è stato generato da Dio e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio. Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, «Pace a voi!»
Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Le prime parole di Gesù risorto offrono il dono della pace. Pace a voi. Abbiamo sentito tante volte dire questo nel testo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Innanzitutto la pace del cuore, il perdono rivolto a ciascuno di noi, la riconciliazione con Lui, il Signore, e poi la pace da comunicare anche agli altri. Chiamati a diventare costruttori di pace, collaborando proprio con il Signore per la realizzazione del suo progetto, sull'esempio che abbiamo ricevuto da Gesù. Da questo annuncio segue una grande gioia. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Dunque pace e gioia sono i frutti della risurrezione, della vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre. Gesù è risorto ed è sempre con noi. Allora non possiamo più rimanere chiusi nel cenacolo come lo erano i discepoli per paura. Ricevuto lo Spirito Santo, si spalancano le porte e si va, si annuncia, perché Gesù dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Qui, fratelli e sorelle, scopriamo tutta la grandezza della nostra vocazione cristiana, essere inviati dal Padre come è stato Gesù, nel mondo, nella storia, nella vita di tutti i giorni, nelle situazioni concrete delle nostre famiglie, della nostra professione, nel nostro ambiente di lavoro, nella scuola, nella comunità, eccetera. Continueremo a fare le stesse cose di prima, certo, anche se possono sembrarci piccole o insignificanti, ma che possono acquistare un valore enorme se sono compiute con un cuore rinnovato, simile a quello di Gesù, che si accosta alle persone solo per portare loro pace e gioia. Nel Vangelo di oggi viene anche presentata la figura simpatica di Tommaso,
che dubita e non crede. Diciamo simpatica questa figura, perché reagisce proprio come noi, che prima di muoverci per gli altri vogliamo avere tutte le garanzie e le assicurazioni, vogliamo vedere i risultati prima ancora di cominciare, mentre Gesù ci dice semplicemente di andare, fidandoci di Lui, della Sua parola, punto e basta. A questo proposito ci ricorderemo cosa ha detto ai discepoli sul lago: gettate le reti dall'altra parte, dopo la pesca inutile che avevano realizzato quella notte. E Pietro, in tutta risposta, benché avessero pescato niente, disse: Signore, sulla tua parola getterò la rete. E conosciamo il risultato: ben 153 grossi pesci. Ma possiamo ricordarci anche l'invio dei primi discepoli in missione: andate due a due, senza borsa, senza sandali, senza calzari, semplicemente andate di casa in casa e prima dite pace a questa casa. Non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che berrete, di come sarete accolti, dei risultati che riscontrerete. Anzi, se non accolgono quell'annuncio di pace, scuotete lì la polvere dei vostri sandali, perché quella pace scenderà su di voi. Se siamo risorti con Cristo nella Pasqua che abbiamo appena celebrato, fratelli, dobbiamo cominciare a vivere come Lui, occupandoci delle cose del Padre suo che l'ha mandato. Cercate le cose di lassù, siate preoccupati di realizzare il progetto del Padre. Lo Spirito di Dio che ci è stato comunicato in questa Pasqua ci invita a uscire dalle nostre chiusure, dalle nostre paure, dalle nostre incertezze, dalle nostre pigrizie. Missione è partire col cuore ancora prima che con i piedi. Missione è sposare la causa del mondo, di tutti, delle sorti di tutti i nostri fratelli e sorelle in ogni angolo del mondo, farci volto di Cristo, perché in quel volto ognuno possa riconoscersi, specchiarsi e trovare consolazione. Trattenere la fede, viverla in proprio rinchiusi su noi stessi, equivale a perderla. Donarla equivale ad arricchirla. E ancora, a proposito di missione, abbiamo sentito l'esempio della prima lettura della vita dei primi cristiani, delle prime comunità di Gerusalemme, alla quale vita bisogna sempre riferirsi, perché è per noi paradigmatica, è come la Magna Carta del cristiano. Dobbiamo anche noi avere fiducia di poter cambiare almeno qualcosa dei nostri rapporti con gli altri, se non proprio riuscire a vivere alla lettera come loro, che mettevano tutto in comune, che erano attenti ai bisogni gli uni degli altri, non permettevano che nessuno soffrisse causa loro, la loro indifferenza, chiusura. Anche se può sembrare utopistica una vita così, una concezione di vita
in comune fino a questo punto, molto possiamo veramente cambiare per sentirci ed essere più umani, più fraterni, più concordi, più solidali, più misericordiosi, basterebbe dire, rivenendo sulla Domenica della Divina Misericordia. In una parola sola, ecco, ci riferiamo all'esempio di Gesù, a tutto il messaggio, a tutto il suo Vangelo, a tutta la sua vita. Questo vale, solo questo basta, vivere come è vissuto Lui, gli uni per il bene degli altri, avendo per tutti sentimenti di carità, di accoglienza, di benevolenza, di rispetto, di misericordia. Facciamo ora la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il mistero pasquale è la fonte e il compimento di tutta la nostra vita, perché l'amore del Signore è per sempre. Grati e fiduciosi, invochiamo la sua misericordia verso la Chiesa, il mondo e ciascuno di noi. Preghiamo insieme dicendo: donaci la tua pace, Signore. Per la Chiesa, chiamata a testimoniare l'amore misericordioso del Signore, perché sia luogo di fraternità, intercessione, di speranza e perdono, di carità accogliente verso tutti. Preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Per i governanti, perché, fedeli a Cristo, Signore, operino per la pace e la riconciliazione, attenendo al bene comune in spirito di servizio e con cristiana sensibilità. Preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Per i neobattezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo, riconoscano la grazia inestimabile della loro rinascita nello Spirito Santo. Preghiamo. Donaci la tua pace, Signore.
per noi qui riuniti nel nome del Signore, perché dalla partecipazione all'Eucaristia attingiamo la forza di proclamare con stupore e convinzione la nostra fede, sull'esempio dell'Apostolo Tommaso, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti e oggi in particolare per Bruno, Danieli e familiari, Gisella e Davide Pisoni, Fernando Chistè, l'anniversario, e Berto Trentini. Il Signore li accolga nella sua casa, doni loro il riposo e la pace. Preghiamo. Esaudisci, Signore Gesù, le nostre suppliche e riversa su di noi la tua misericordia senza limiti, perché non ci opprima il peso delle nostre colpe e la tua bontà ci sia di sostegno e protezione nel cammino verso la casa del Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, nelle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rosata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace guardandosi in faccia negli occhi. Ecco.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La nostra celebrazione è finita, nel nome del Signore. Andate, portate a tutti la pace. Alleluia, alleluia. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Buona domenica e buona settimana a tutti.